Allora, Siamo pronti? siamo pronti? Sì. Allora, ci troviamo all'interno della Fondazione Franco Zeffirelli in Piazza San Firenze a Firenze, dove abbiamo inaugurato lo scorso anno, ad ottobre, la Fondazione Franco Zeffirelli. La Fondazione consiste in una parte museale che raccoglie tutto il lavoro di Zeffirelli durante il periodo dei 70 anni della sua carriera. In più abbiamo una biblioteca, c'è una raccolta di quasi 10.000 volumi che sono i libri e la documentazione che lui ha adoperato appunto durante tutta la sua vita per cimentarsi nelle ricerche. Di seguito c'è anche un archivio molto interessante, archivio che contiene praticamente tutti i suoi lavori, quindi un archivio fotografico, un archivio dei disegni tecnici. Sono stati impegnati anche gli archivi di famiglia? L'archivio di famiglia non esiste, nel senso che esiste solo l'archivio del lavoro del maestro. Non c'è un archivio di famiglia. Perché me lo chiede questo? No, perché ho visto alcune foto che mi sembravano un po' particolari, così ho pensato tipo? Che quando il maestro era al lavoro. Sì, no, quello fa parte della sua carriera, del suo lavoro, per cui faceva parte dell'archivio dell'artista, non privato, insomma, ecco. Cioè, io ho una domanda, una curiosità. Io conoscevo, diciamo, maestro come, cioè, i miei film preferiti, quelli che ho visto, erano Fratello Sole, Sorella Luna, ovviamente Romeo e Juliet, però sono stata affascinata a vedere la sala dedicata a Dante. Quello era un progetto, la Sala di Dante è un progetto che nasce nel 1972 e purtroppo è rimasto un sogno nel cassetto. In realtà poi si è trovato con due o tre film che lui non è riuscito a realizzare nella sua vita. E il primo credo sia stato appunto L'Inferno di Dante. L'Inferno di Dante perché era in mano un produttore che non riuscì a mettere insieme i capitali per poter realizzare quel film lì, però lui ci aveva lavorato per un anno intero preparandosi dettagliatamente su quello, sulla visione che lui aveva avuto dell'inferno. Quindi si è visto l'inferno, ha visto come ha elaborato il progetto, con i disegni, con gli appunti. Ma disegnava sempre lui, cioè quelli sketch a mano lo faceva sempre lui? È tutto quello che vede nel museo è tutto suo. Di talento, veramente. È una cosa straordinaria appunto che visitando il museo si scopre una diversità nei lavori che lui ha fatto, che ha svolto. Ha adoperato tantissime tecniche che erano indirizzate proprio al soggetto che stava preparando in quel periodo, per particolare momento. Ed è affascinante anche dal punto di vista lì. Era uno che indubbiamente, quando aveva in mente un progetto, un'idea, la prima cosa che faceva era proprio mettersi al tavolo e disegnare, cominciare a disegnare e sviluppare attraverso la sua fantasia il look di quel progetto lì, per cui si divertiva moltissimo. Il disegno per lui era importante. Lui viene fuori da una scuola, dall'Istituto d'Arte di Firenze, che ha frequentato, si è diplomato lì, ed è stato un periodo tra l'altro felicissimo perché erano quattro amici che studiavano insieme, anche se c'era poi una differenza di età di 2 anni l'uno dall'altro, e sono stati quattro personaggi che hanno avuto una carriera brillantissima, tutte e quattro. Uno era lui, l'altro è Piero Tosi, che è uno dei più grandi costumisti al mondo, Danilo Donati, che ha vinto appunto l'Oscar per i costumi di Romeo e Giulietta, e poi ha fatto il San Francesco con il maestro, e poi ha fatto quasi tutti i film con Fellini, almeno gli ultimi, ne ha fatti 5-6 con Fellini, perché era stravagante, pieno di fantasia, anche lui adoperava delle tecniche straordinarie. E poi c'era un'altra fiorentina che si chiamava Anne, che è morta da poco, anche lei, che era geniale, una che disegnava una mano, anche lei straordinaria, felicissimo. Però ha lavorato meno degli altri perché aveva la passione dell'insegnamento, le insegnava disegno proprio in una scuola di Firenze, però ha lavorato parecchio con Zeffirelli, ha lavorato molto con Carla Fracci, allestendo scene e costume dei vari balletti di Carla Fracci. Infatti ho visto molte sale attrezzate, che, cioè, dedicate proprio al lavoro al teatro.
Beh, teatro perché lui ha fatto tanta opera, tanto teatro. Quasi tutte le opere, cioè, vedendo l'elenco. Ma lui è, insomma, poi siccome era uno che ha avuto successo subito dopo aver lasciato Visconti, inizia la sua carriera di scenografo, che era quello che voleva fare all'inizio con Visconti, che gli dà la possibilità di fare delle grandi produzioni. Difatti, una delle prime cose che fa, si può osservare nella prima saletta entrando nel museo, era questo Shakespeare che Visconti stava preparando disegnato da Salvador Dalì, però Dalì insomma era disegnata, quindi ci voleva uno scenografo che realizzasse quella visione avuta da Dalì, e Zeffirelli, che aveva conosciuto da poco Visconti e che lo portò tra l'altro a Roma, realizzò appunto le scene e i costumi di Dalì in quel periodo lì, e poi hanno fatto Le Tre Sorelle di Chekhov. Sulle prime scenografie Poi ho visto anche del maestro. Delitto e Castigo di Dostoevskij, o mi sbaglio? No, quello No, non però. c'è. No, quello non c'è. Sono È proprio nella le tre saletta? sorelle sono. Sì, nella saletta dove c'erano le tre sorelle, al muro di fronte c'era proprio. No, quello è di oddio, come si chiama? La storia di Blanche Dubois, come si chiama di Tennessee Williams, quello lì. Sì, ho capito, Sì, non oddio, mi mi viene. sfugge adesso. Blanche Dubois. Allora, poi ci pensiamo, scusa un attimo, non mi viene. Vabbè, ci verrà, adesso c'è un vuoto. È quello di fatto la prima saletta, sono i primi suoi lavori come scenografo, e poi da lì si passa subito. Abbiamo voluto presentare le sei produzioni che lui ha fatto con la Callas. Lascia Visconti e inizia a lavorare per conto suo, e insomma, ha fatto diverse cose prima di arrivare alla Scala, però la prima cosa importante che fa alla Scala è con la Callas. Fa il tour con Italia e poi insomma un po' dappertutto, sono stato a Covent Garden, sono stato a Washington, eccetera, insieme. Sei produzioni meravigliose, brillanti, e la Tosca, soprattutto la Tosca che per il Covent Garden, che fu un successone perché c'era una scenografia meravigliosa, una regia fantastica con la Callas che era straordinaria. Tra l'altro è stato il rientro della Callas dopo la crisi con Onassis, quindi fu un avvenimento particolare che abbiamo avuto successo, per cui attraverso quel successo lì l'Old Vic di Londra, avendo visto i suoi lavori, gli proposero di fare Shakespeare all'Old Vic. Una decisione difficile da accettare, perché un italiano che parlasse l'inglese molto bene, però andare a confrontarsi, ad affrontare il pubblico inglese in Shakespeare in Inghilterra, è stata una decisione un po' difficile. Per fortuna ha accettato, gli proposero tre spettacoli e fece appunto Romeo e Giulietta, il suo primo Romeo e Giulietta con Judi Dench giovanissima, quindi già una grande attrice. E fu uno spettacolo che ebbe successo, poi ha fatto altre cose, e una sera, a vedere uno di questi spettacoli all'Old Vic, capitarono la coppia Richard Burton e la Taylor, che impazzirono per uno dei suoi lavori e lo vollero conoscere, e decisero di fare La bisbetica domata. È stato il Sì. suo primo grande film a livello internazionale, che gli ha aperto proprio il mondo internazionale. Dopodiché, siccome aveva fatto appunto Romeo e Giulietta a Londra, l'ha fatta anche in Italia con Giannini e la Guarnieri, un anno dopo, e dopo la bisbetica, un anno dopo la produzione teatrale di Romeo e Giulietta, mette insieme Romeo e Giulietta film. E quello proprio è stato Tra i premi che vediamo l'imprinting, proprio sì. all'entrata, prima dell'entrata nel museo, qual è stato più, diciamo, più amato del maestro? Ma Quello a cui ci teneva proprio. diciamo che lui ci teneva moltissimo all'Oscar per Romeo e Giulietta, perché era nominato, fu nominato, però Romeo e Giulietta vinse per i costumi, quindi Danilo Donati, e la fotografia che era Pasqualino De Santis, e lui non lo vinse, ed è stato un peccato perché veramente se lo meritava. Un film che ancora oggi, quest'anno ha Sì. compiuto tra l'altro 50 anni, un film che ancora oggi lo vedi ed è un'impronta talmente moderna, talmente straordinaria, con un cast eccezionale. C'era la scelta di questi cinque attori meravigliosi, a parte i due ragazzi, la Balia Ma anche la e poi colonna sonora la colonna sonora di Nino di Rota. Nino Sì, Rota. vinse anche lui, tra l'altro, sì, è vero, vinse per il disco d'oro Nino Rota con quelle musiche lì.
e ci è rimasta molto male di non averla vinta, insomma, di non aver vinto l'Oscar per quel film, se lo meritava veramente, però non mi ricordo quale fosse il film che vinse l'Oscar quell'anno lì, ma Romeo e Giulietta se lo meritava più di qualsiasi altra cosa, perché ancora oggi a distanza di 50 anni è un film attualissimo, attuale perché la storia, vabbè, quella che è bella, il cast era fantastico, però attuale come è stato girato dal punto di vista di come ha diretto questi giovanissimi non conosciuti. E tra l'altro sì, insomma, hanno avuto bene o male una loro carriera, però insomma il film più importante per tutti quegli attori lì è stato proprio Romeo e Giulietta. Questo significa che erano diretti molto bene dal regista, quindi se lo meritava veramente, vabbè, certo, pazienza. Quindi quello era, il resto per Davide Donatello e via di seguito, sì, Davide Donatello per Romeo e Giulietta, per Fratello Sole, sono tutti i primi che lui ha accettato volentieri, ma gli è rimasta questa cosa di non aver vinto l'Oscar. La mostra fino a quando rimane aperta? La mostra è praticamente, come dicevo, non è una mostra, è un museo, per cui è a tempo stabile nella nostra sede, però adoperiamo degli altri spazi perché appunto fungiamo da museo, per cui dedicheremo degli spazi a scenografi, registi, costumisti a livello internazionale, attraendo in questo spazio, attraendo man mano personaggi nell'ambito delle arti dello spettacolo. Grazie. Atterremo la base di Zeffirelli, probabilmente. Ma devono essere personaggi collegati a Zeffirelli? Che no, necessariamente. No, siamo aperti a questo. Tarkovsky non è legato a Zeffirelli, un grande regista. Abbiamo combinato con questo gruppo di russi di fare questa installazione presso di noi. Mi hanno presentato il progetto, mi è piaciuto moltissimo, quindi abbiamo accettato ed è una cosa bellissima, sarà una cosa splendida perché hanno fatto veramente un lavoro meraviglioso e mi piace molto. Smontando quello, poi credo stiamo chiudendo un accordo con un pittore cinese, quindi faremo una cosa, dedicheremo quello spazio lì a un artista cinese e via di seguito, insomma, man mano il resto, come siamo in realtà poi appunto, come dicevo prima, abbiamo iniziato ad ottobre, per cui insomma man mano poi si evolverà tutto il discorso del futuro della fondazione. Bello, comunque tante belle idee. E l'altra cosa è che adesso a settembre inizieremo anche i corsi, tutta la parte didattica, quindi corsi di attività delle arti dello spettacolo, cominceremo con insegnare la scenografia, vogliamo. Ma destinati a chi? Cioè, chi saranno? Destinata a quelli che sono già diplomati o che hanno l'attitudine appunto del disegno per la scenografia, di seguito vogliamo, perché oggi si sviluppa tutto attraverso il computer e vogliamo riportarli a disegnare a mano come ha fatto Zeffirelli, perché poi alla fine sono le cose. Chi sarà ad insegnare allora? Ci sono vari insegnanti e vari nomi, sì, però comunque sono dei grandi professionisti già di una certa età che dipingono e che hanno collaborato anche con il maestro, sono italiani, soprattutto italiani. Poi occasionalmente, se troviamo dei grandi scenografi disposti a venirci a fare dei master per un giorno o due giorni, insomma, li porteremo qua. Wow. Va bene? Sì, grazie mille. Grazie.